Signore e signori, ben ritrovati nel Let's Play di God of War. Siamo al sesto episodio, ragazzi. Tanta, tanta roba. Io non ho idea di come voi la state prendendo. Sicuramente, come ho già detto negli scorsi video, ragazzi, questo qua è un gioco da prendere assolutamente, quindi... Sicuramente, ragazzi, ha un seguito che non merita la serie, ecco. Comunque, lo stesso, lasciate mi piace, commento, signore, andiamo subito al gioco. E non mi ricordo dove sono arrivato perché l'ho giocato ieri mattina. Non mi ricordo, ragazzi, chiedo scusa. Ah, ok, siamo dal tizio qua. Però mi sa che non c'è nulla da fare, ragazzi. Allora, prendiamoci la nostra bella vita. Atreus, seguimi. Atreus, seguimi. Ok, là c'è già qualcuno che rompe le palle, raga. Lui è là tranquillo. Ah, no, è là che si... È qua che si difende, raga. Che figata. Eh no, questi, raga, mi danno fastidio, però. Ah! Vai, fratello. Stai attento, figlio mio. Non ti preoccupare di me. E qua cosa c'è? Sono stato bravo, vero? Stato bravissimo. Sei più efficiente, ragazzo. Cos'è sta roba, raga? Vabbè. Cosa fa sta roba? Ok, io secondo me da là ci posso arrivare in qualche modo. Però dovrei essere in grado di capire come decifrare quella cosa lì. Allora, qua c'è una cassa. Ah, qua si sale, ok. Non capisco, ci avviciniamo alla montagna. Esatto. No, qua andiamo giù, raga, però, occhio. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Io voglio provare a vedere la cosa c'è, raga, scusatemi, eh. Però lo sapete che io voglio guardare tutto e secondo me siete curiosi anche voi. Cioè, nel senso, non le mettono a caso le cose in God of War. Poi magari, ripeto, ci sono tante cose che secondo me vanno fatte in un altro momento del gioco. A parte questa, che come vedete abbiamo un attimo capito che qua c'è un forziere bloccato. Da questa cosa qua. Ok, uno ce l'abbiamo. Dobbiamo andare in quella... Oh, aspetta. Questa qua sotto. Levati, Atreus! C'è una cassa, raga. Si fa così. Sono strani come Brock e Sim. No. Chissà perché non sono più d'accordo. In fondo sono... Questo ce l'abbiamo. Sono affari loro, ragazzo. Ok. Devo metterli tutti, raga, allora. Ok, quello c'è. Che mi sa che uno è doppio. Ok, secondo me ci siamo, raga. Li abbiamo fatti tutti. Triangolini verso sinistra, triangolo verso destra e ondette. Ok, aperto. Raga, per me i tesori sono importantissimi. Infatti mi ha dato anche una bella cosa. Hai raccolto due di te oltre di Odriomele, necessari per la rabbia massima, raga. Quindi era importantissimo questo coso qua per andare in fretta avanti nel gioco. Cioè, nel senso, a livello proprio di statistiche. Boh, dove eravamo rimasti, ragazzi? Dobbiamo seguire in alto che c'è il radar, vedete? Dobbiamo seguire il rettangolino. Ok, qua c'è l'altra roba. Cazzo, una rediviva. No, perché? Perché? Vieni, figlio mio. C'è una rediviva qua, stiamo attenti. Allora io adesso andrei di qua, sinceramente. Questo è oro. La rediviva è scomparsa? E quello che cos'è? Rodiel? Come si fa? Non si brucia, non si taglia. Adesso noi lo apriamo, figlio mio. Ma farsi fermare da un anatema. Armatura braccia. Braccialli arcani. Ma raga, non mi non mi servono ancora questi. Ok, torniamo indietro. Dove cavolo è andata a finire di viva, raga? Va? Ho rotto uno scheletro. LOL. Eccola! What? E come faccio a combatterla sta stronza? Ok, facciamo così, guardano. Usa le frecce! Ok,
Merda. Io ci sono. Vaffanculo, bucchinare. Questa che cazzo è sta roba? Dai, vieni, stronza. E dai, io. Mi dimentico che deve colpirla prima. Ok. Dammi subito quello che avevi, troia. Allora, noi abbiamo scelto di andare a destra, raga. Che sinceramente non è il posto in cui mi indica il radar. Mi speriamo sia tipo un varco. Cos'è sta roba? Ci serve qualcosa per passare. Acci di erbolina, ci serve qualcosa per passare. Che sicuramente. Vediamo la mappa aggiornata. Ingresso camera nascosta di Odino. Allora, secondo me adesso dobbiamo andare nella direzione giusta. Che ci fa trovare qualcosa. E poi dopo ci fa tornare di qua. Però dobbiamo riuscire a trovarlo, raga. Magari per l'ultimo tratto della montagna la posso portare io. Non penso. Perché? Raga, non lo so. Io ci voglio entrare in quella camera là. Cosa? Nel senso che ho passato più tempo io con lei. Tu eri sempre a caccia. Ti conviene chiudere la bocca. Vai. Lupi! Questi lupi sono malati. Cazzo, lupo bastardo. Bravo Arteus. Cazzo, questi sono quelli che scoppiano e ti lasciano il veleno. Bastardone. Raga, io starei attento a queste cose. Secondo me perché scoppiano, vedete? Bisogna stare attenti. Ma no, non posso non darmela, raga. Ottimo. Attacco runico. Un rapido offensivo seguito da un attacco. Kratos si imbrunerà durante lo scatto. Fico. Cazzo, che fico che è. Questo ce l'abbiamo, raga. Ok. Toglilo con nonchalance, zio, mi raccomando. Lascialo stare! Oh oh! Attenzione! Che altro, raga, non ho vita! Pronto, padre! Dammi questa! Bravo! Ehi! Vabbè, ci proviamo. Quello è a terra. Occhio! Cazzo, quando mi ritira, raga, mi fa male porco, Ormai sei morto, fra. Cazzo, in testa non prendo danno, occhio. Sembra messo male. Ok. È sistemato per bene, eh. Oh! Oh oh!
Che figata, lo sto controllando, raga. Bravo Atreus. C'è qualcosa per me qua. Oggetto leggendario. Un materiale che unisce la furia di fuoco alla tempesta del ghiaccio. Si genera con le grandi battaglie. Si usa per potenziare Leviatano. Ah no, uno di 5. Cazzo. Bisogna tenere le fiamme ghiacciate, raga. Non possiamo darlo subito. Argento 2005, ottimo. Questo invece, incantesimo che aumenta la forza, è l'unico di 3. Ok, abbiamo messo l'oggetto raro. Ottimo. Andiamo avanti. Vediamo che cosa c'è qua. Abbiamo sconfitto King Kong, raga. Sembrava King Kong quello. Filmato? No. Base della montagna. Ora capisco perché mamma voleva essere portata qui. Già. Andiamo, forza, raga. Ho fatto una svapatina. Qua bisogna infuocare. Mi sa che bisogna infuocare, raga. Oh, cazzo, non ho visto. Ok. Come facciamo a infuocare, secondo voi? Andiamo a vedere di qua. Ma sicuramente adesso mi daranno il potere del fuoco, raga. Non mi importa. Non mi importa. Sta zitto. Vabbè. Scusa. Fermati, ragazzo. No. Questo cos'è? Cerchiamo un'altra strada. La strega. Magari fosse qui. Forse potrebbe aiutarci. La mia magia è inefficace contro l'alito nero e non c'è modo di aggirarlo. E tutto questo grazie a Odino. Che ci fai qui? Mi assicuro che arriviate sani e salvi. E perché solo adesso? Ero impegnata a salvare il mio amico. Te lo ricordi? L'alito nero è una magia così malvagia che neanche io riesco a fugarla. Solo la pura luce di Alfheim è tanto forte da aprire un varco. La strada è lunga. È importante che proseguiate. Importantissimo. Seguitemi. Perché ci aiuti? Forse in voi c'è qualcosa di me più di quanto io ammetta. Forse aiutare voi è un modo per rimediare a una vita di sbagli. O forse voi mi piacete. Anche se abbiamo ferito il tuo amico. Anche se avete ferito il mio amico, sì. Dove dobbiamo andare? In un regno al di là del vostro. Mamma mia, raga. Strada per la montagna completato. Non possiamo passare perché c'è l'alito nero, come avete visto. E ora siamo ai confini del regno. Seguiamo la strega. Sicuramente Kratos, non so se lo conoscete, ragazzi, ma Kratos è pieno di poteri. Ma veramente tanti, che si sbloccheranno nel corso della storia, spero. Non penso che Santa Monica Studios possa privarci delle ali, delle catene. Perché le catene, ragazzi, di Kratos sono un simbolo. Useremo questo. Greida. Oh. No, Sindri dice che è rotta. Sindri? Il nano ai piedi di questa collina. Prima la stava aggiustando. Non c'era nessuno quando sono passata. Forse ha finito. I nani sono molto ingegnosi. E irritanti, considerando quei due. Zia, però mi potresti aprire quella cassa là, per piacere? Ma la mia ascia dov'è? Prova con quella. Quella cassa là, raga, come faccio? Uffa. Il tempio di Tyr è al centro del lago. Da qui si arriva fino ad Alfheim. Dite che sono fissato con le casse, raga. Non è più sott'acqua. Perché quell'essere nel lago? Nessuno lo sa. È comparso dal nulla. Poco dopo Thor attaccò e la loro battaglia scosse tutti i regni. Alla fine non prevalse nessuno e Thor tornò da Odino a mani vuote. Il serpente rimase e divenne così grande da cingere tutto Midgard. Visto? L'avevo detto. Da quel giorno si odiano. Sono destinati a uccidersi durante il Ragnarok.
Tu credi nel Ragnarok? Vorrei non crederci, sai. Ragnarok. Ok. Come Thor, poi, adesso l'ultimo film che ha fatto. Noi abbiamo parlato con il serpente del mondo. Davvero? Sta esagerando. Sono bravo con le lingue, anche con quelle che non conosco. Ma quando parla lui, non... Nessuno può capirlo. Parla una lingua morta. Una lingua morta. Oh, cavolo. Sì, raga, qua sono tutte cose da fare con altri poteri, mi dispiace. Tranne questo. Vedete anche questo. Vedi, lo dice anche il nostro figlio. Ci manca qualcosa per occuparcene, raga. Quindi, secondo me, dovremmo tornare qua. Prima o poi. Con dei grandi poteri. Vediamo se qua c'è qualcos'altro. No, questa cassa qua posso aprirla. Però dov'è che è? La roba del veleno. Ok. Tutto bastardo. Alright. Raga, secondo me è giusto comunque, secondo me, giocare così, eh. Non potete dire niente, perché, cioè, a me verrebbe anche da tagliarle queste cose, però è inutile tagliarle, cioè. E comunque siamo tornati qua. Avete visto? È tutto un circolo adesso. Ok. Aspetta, vediamo se riusciamo a... questa roba qua. No, dov'è? Dov'è il nano? Grazie. Posso aprire? Prima del signore, poi i bimbi. Fate attenzione, seguitemi. Sicura? Siamo già entrati qui e non c'è modo di tornare indietro. Vedi? Tu dici? Ti faccio vedere una cosa. Stai parlando con una strega, zio, te lo ricordo. Stai guardando? Liostas! Cosa? Architettura elfica. La corda è stata immersa nella luce di Alfheim. E ora può risvegliare la magia degli elfi. Aspetta, non è che sparirà, vero? Non finché la luce splenderà. Da questa parte. Comunque, raga, mi sono accorto che la webcam copre la vita, la rabbia e tutto il resto, però... Che genere di magia è? È Vanir. Di Vanheim. La conosci? Ne ho sentito parlare. Mamma non mi ha detto molto degli dei Vanir, solo che sono sempre in guerra con gli Aesir. Rispetto a Odino e Thor, immagino loro siano i buoni. Non ci sono dei buoni, ragazzo. Te l'ho già detto. Allora? Sa fammi, eh? Sì, probabilmente la webcam andrebbe messa così. Tipo. Però adesso vediamo, raga. Prossimi episodi, magari. Eretto con l'aiuto dei giganti. Il grande Tyr lo usava per viaggiare nei nuovi regni, per mantenerli in pace. Non sembra ci sia molta pace qui. Ovunque andiamo, siamo attaccati, soprattutto da cose morte. I morti viventi sono sempre più numerosi. Prima strade e sentieri erano pieni di gente. Ora sono tutti nascosti o fuggiti. Tranne i selvaggi, che riescono a sopravvivere in questo mondo. Gira a destra alla fine di queste scale. Ok. Gira a destra. Oh. Ehi, un altro cristallo di luce. Aspetta lì mentre risveglio la luce. Guarda il drago. Funziona. Che facciamo esattamente? Ripariamo le cose. Inizia a sollevare quell'asse. Riallinea il ponte. Dov'è l'asse? Ok, qua. Vai Kratos, mamma mia che forza che sei. Ora riallinea la ruota sul binario. Perfetto, ora spingi il ponte sul binario. Mamma mia. Oh, tutto il ponte sta girando. Che fatica, raga. Tutto il ponte a girare su se stesso. Ma io ogni volta che devo andare in quell'isola lì devo far così. Spingi finché il ponte raggiungerà la posizione originaria. Sei stanco? No. È sempre stato molto forte. E quale sarebbe la posizione allora, originale? I morti, sappiamo che c'è chi li chiama Hellwalker. Ma cosa sono?
Sono povere anime tormentate a cui è negato giudizio e pace. Come? La magia Vanir può rianimare i morti? In passato sì, ma questa non è magia. Questa piaga dei non morti è il sintomo di un mondo squilibrato. Qualcuno, qualcosa, ha interferito con forze potenti. Questo lo so per certo. Ok. Ci siamo allineati, è tutto così automatico. È perfetto. Torna su, siamo pronti ora. Ok. Segui la strega. Andiamo su. Incredibile. No, non mi sono. Che carino, è così premuroso. Però è diventato cattivo, porte. Raga, lui, cioè. Quindi il tempio di Tyr è stato costruito dai giganti o dagli elfi? Tutte le razze hanno contribuito. È stato l'ultimo atto di cooperazione tra i regni prima che la pace svanisse per sempre. Stavo togliendo la webcam perché pensavo fosse un... Ma dove sono tutti i miei? Vai. Scocca la freccia. Liotta. La tua corda non brilla più. Il suo potere è esaurito. Qualche scintilla di magia era rimasta, ma noi le abbiamo usate. Dammi l'arco. Ricorda, reclamando la luce di Alfheim, imponderai alla corda il suo potere. Che figata, adesso pure Atreus, ragazzi, c'ha dei poteri. È carino, sarà contentissimo. Parli come se non venissi con noi. Ci proverò, ma sono state prese misure per confinarmi a Midgard. Perché? Agli dei non importa di me. È questo? È così buio? Questo tempio è rimasto dormiente sott'acqua per quasi 150 inverni. Basterà la luce del Bifrost a ridestarlo. Sala del viaggio tra i regni. Viaggio verso Alfheim. Ai confini del regno. Guardate che sborrata, raga. Guardate che figo. Queste radici non sono opera tua. Non lo sono. Le radici appartengono al grande albero del mondo e consentono di viaggiare tra i regni. Come funziona? Serve questo, un Bifrost, per compiere viaggi tra i regni. Cattura, conserva e trasferisce la luce di Alfheim. Metti il Bifrost là. E ora? Aspetta un attimo. Al tempio serve tempo per svegliarsi dal lungo sonno. È da questa sala, e solo da questa sala, che potrete viaggiare da un regno all'altro. Quello che vedete rappresenta il tempio in cui ci troviamo, oltre alle torri dei regni che circondano il lago dei Nove. Tutti i regni esistono nello stesso spazio fisico, riflettendosi l'un l'altro. Queste porte, le torri all'esterno e i Nove regni sono tutti intrecciati e coesistono sui rami dell'albero del mondo, separati solo dalla luce di Alfheim del Bifrost. Questo posto concentra e controlla quella luce. È l'albero del mondo? Solo una rappresentazione artistica. No, l'Yggdrasil è molto più di tutto questo. L'albero del mondo è legato al destino del mondo e noi siamo legati ad esso. L'albero nutre il nostro terreno. La rugiada delle sue foglie alimenta le nostre valli e i nostri fiumi. È l'albero a sostenere tutto il creato tramite i suoi grossi rami. La sua energia vitale permea le trame della vita. Nascere, vivere, morire, rinascere. Ogni singola maglia al di là del tempo e dello spazio. Tutto riconduce all'albero. Ecco, è così che funziona. Immagino volessi una risposta più semplice. Sì. Bene. Il ponte che avete spinto fuori adesso porta al regno di Vanheim. Ora invece girate la ruota verso la nostra nuova destinazione, Alfheim. Ok. Ma questa fa muovere il ponte là fuori.
Sì, la ruota fa girare il ponte e questo si allinea con le torri dei diversi regni. Che figata. Là fuori. Aspetta, non c'è torre in questo. Per questo è impossibile arrivare a Jotunheim. Senza una torre dove bloccare il ponte, la sequenza non inizia. Ogni regno ha una runa del viaggio che sblocca il ponte. Io ti sto dando quella per Alfheim. Ora puoi fissare la tua destinazione. Ok, Alfheim, siamo regno pronti. Disponibile. Ricordatevi di Frost, meglio che non lo perdiate. Ora il ponte del viaggio si allineerà e si aprirà il regno tra i regni. Meno male che non devo fare ogni volta quella roba lì del coso. Vedi quel grande cristallo? Ogni regno ne possiede uno che concentra e amplifica il potere del Bifrost e apre il ponte verso quel regno. Per questo si può viaggiare tra i regni solo da questa sala. Come mai dal lago manca la torre di un regno? La torre di Jotunheim scomparve da tutti i regni oltre 100 inverni fa, quando i giganti sparirono da Midgard. Dove andò a finire e come la spostarono rimane un mistero. Che figata, raga. Ma che figata è sto non gioco. Funziona. Siamo ancora qui. Seguitemi. Il Bifrost è buio. Il viaggio l'ha esaurito. Per tornare va rigenerato con la luce di Alfheim. Siamo bloccati. Qualcuno con la tua abilità non avrà problemi a tornare a Midgard. E riusciremo a scacciare quell'alito nero? Se cattureremo la luce di Alfheim, sì. Dobbiamo catturare la luce di Alfheim, allora. Madonna che figata, raga. Qua sembra che siamo dove eravamo prima, no? Però sì, ovviamente questo è uguale, però fuori qua no. Perché siamo verso Alfheim. Guarda che figata, raga. Che spettacolo. Tolgo, mi dispiace. Benvenuti ad Alfheim, signori. E adesso vedrete la luce. Ma si vede appena. Qualcosa non va. La vedi quella colonna di luce? Si trova al centro del Tempio ad Anelli. Quello che ci serve è laggiù. No. No, 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 no. Maledizione. Che ti succede? Per ripristinare la magia del Bifrost devi entrare nella luce. Sta bene attento, non farti prendere. No! Non è morta, vero? Improbabile. Andiamo. Ponte di Tyr. Non toccare niente e restami vicino. Prossimo episodio, ragazzi. Vi saluto, grazie mille a tutti, ragazzi. Episodio un po' lento questo, ve lo dico la verità, però abbiamo già fatto mezz'oretta, quindi mi raccomando ragazzi, mi piace, un commento, ci vediamo stasera alle 18, domani alle 14. Bella.